Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar su Conoscere l'identità digitale. Come sapete, questo è l'ottavo appuntamento di questo ciclo di 11 seminari che si chiama Competenze digitali per la PA, dal syllabus alla formazione. Con questi seminari vi terremo compagnia sino al 28 luglio. Li abbiamo chiamati i nostri martedì con le competenze digitali. Come sapete, quindi, in questi seminari noi affrontiamo il tema dello sviluppo delle competenze digitali per la pubblica amministrazione, lo affrontiamo in particolare dal punto di vista del syllabus delle competenze digitali. Come sapete, il syllabus prevede 11 competenze, articolate tra le 5 aree, e quindi per questo i seminari sono 11. In questi seminari l'obiettivo è quello di illustrare un po' il contenuto di ogni competenza, raccontando inoltre però qual è il percorso che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez che collabora a questo progetto propongono alle pubbliche amministrazioni italiane per lo sviluppo delle competenze digitali dei propri dipendenti. Chiaramente nei webinar non si possono trattare tutti i contenuti che sono previsti nella competenza, per cui l'obiettivo è quello di fornire alcuni spunti, far capire soprattutto perché queste competenze sono importanti oggi per la pubblica amministrazione, cosa di queste competenze e abilità deve essere acquisito proprio oggi dai dipendenti pubblici. Per tutto il resto, per tutti gli approfondimenti, ci sarà poi la formazione che, come sapete, partirà dal mese di settembre. Quindi passiamo a parlare del webinar di oggi. Come avete visto, come vedete in questa infografica, partiamo oggi quindi con l'area 4. Abbiamo affrontato negli scorsi seminari le altre aree, partiamo oggi con l'area 4 servizi online, in particolare con la competenza a conoscere l'identità digitale. Quindi perché? Perché sappiamo che ormai la pubblica amministrazione fornisce sempre più servizi tramite il canale web, si parla ormai di piattaforme abilitanti proprio per uniformare gli strumenti utilizzati dagli utenti nella loro interazione con la pubblica amministrazione. E in questo senso l'introduzione di SPID ha offerto proprio al cittadino la possibilità di avere un'unica modalità di autenticazione per tutti i servizi della pubblica amministrazione. Quindi oggi chiariremo proprio alcuni di questi aspetti legati all'identità digitale e all'utilizzo di SPID. A questo punto il dipendente pubblico è proprio chiamato a conoscere, ma anche a garantire il diritto alla fruizione dei servizi online da parte dei cittadini e quindi conoscere quali siano le principali piattaforme abilitanti a supporto dell'erogazione dei servizi online. Inoltre, come sapete, a partire dal webinar scorso, in ogni seminario verrà presentata un'esperienza fatta da una delle pubbliche amministrazioni pilota che stanno partecipando a una sorta di sperimentazione dell'attività di assessment e quindi anche oggi avremo la testimonianza in particolare di Unioncamere. Quindi passiamo al programma di oggi. Come vi dicevo, inizieremo subito col dottor San Marco di Unioncamere che ci parlerà, ci racconta l'esperienza di Unioncamere nell'assessment e ci racconterà anche come Unioncamere ha pensato, insomma, di inserire l'attività del syllabus all'interno della pianificazione dello sviluppo delle risorse e in particolare dello sviluppo delle competenze digitali. Vedremo poi con Francesca Urbani, esperta di servizi digitali per la pubblica amministrazione, il contenuto in particolare della competenza a conoscere l'identità digitale. Quindi io passerei la parola al dottor San Marco. Vi ricordo che la registrazione di questo webinar sarà disponibile a partire da questo pomeriggio sulla scheda di eventi PA. Nella stessa scheda potete trovare le registrazioni, il link alle altre schede, quindi dove sono disponibili le registrazioni di tutti i seminari. Saranno disponibili anche le slide presentate dai relatori, mentre le presenze verranno attestate a partire da domani pomeriggio. Quindi aspetto di vedere in video il dottor San Marco. Perfetto. E le cedo la parola. Grazie, grazie dottoressa Chiappe, un saluto cordiale anche alla dottoressa Francesca Urbani che seguirà il mio intervento. Permettetemi anche di rivolgere un cordiale saluto a tutti voi e un ringraziamento al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Formez che hanno voluto coinvolgermi e con i quali lavoriamo insieme a una fase che è stata definita sperimentale di approfondimento sull'esperienza dell'assessment.
Io proverò in alcuni minuti a raccontarvi il senso dell'esperienza che stiamo portando avanti in Union Camere. Devo precisare naturalmente che l'esperienza di Union Camere riguarda la realtà delle Camere di Commercio italiane. Credo che la maggioranza di voi sappiano che le Camere di Commercio italiane sono enti pubblici, sono 85 istituzioni autonome presenti sul territorio con 6.500 dipendenti ai quali si applica il contratto delle autonomie locali. Le Camere di Commercio sono istituzioni vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico e permettetemi di far notare che non beneficiano di alcun trasferimento da parte dello Stato. Vengo immediatamente al merito del mio intervento. Naturalmente, contestualizzare l'esperienza che stiamo realizzando in Union Camere ha una storia. C'è sempre un passato che costituisce un presupposto importante di quello che avviene nel presente. E mi riferisco in particolare al registro delle imprese. Credo che sia forse lo strumento e l'attività più nota e più conosciuta svolta dalle Camere di Commercio. Il registro delle imprese è l'anagrafe delle imprese e nel 1993 questo strumento totalmente cartaceo fino a quella data diventa un archivio che viene interamente gestito con modalità informatiche. Qualche anno dopo, il codice dell'amministrazione digitale definisce il registro delle imprese disciplinato dal codice civile, lo definisce tra le banche dati di interesse nazionale. Perché è stato importante questo passaggio a un registro totalmente informatico? Perché in quell'occasione la modulistica, le informazioni che venivano compilate dalle imprese, si direbbe oggi burocrazia, si direbbe, ma con la B minuscola come oggi spesso viene scritta questa parola, la modulistica diventano dati. La modulistica online, i formati con cui vengono compilati online i dati, consentono quindi di poter disporre di un patrimonio informativo sui quali le Camere di Commercio hanno la capacità di costruire negli anni dei servizi. Mi riferisco ai servizi di informazione economica, ai servizi di trasparenza e legalità. Il servizio del registro delle imprese, a cui sono agganciate tutta un'altra serie di attività che non ho il tempo di soffermarmi, è un servizio esclusivamente digitale. Chiarito questo, voi potete ben comprendere che quindi per le Camere di Commercio è stato estremamente importante sorvegliare, mantenere, sviluppare alcune condizioni di fondo e tra queste certamente quella in cui il personale delle Camere di Commercio possa disporre delle competenze necessarie per svolgere tutte le attività di fronte office e di back office in modalità totalmente digitale. Naturalmente questo mi fa pensare anche all'emergenza Covid-19 che abbiamo vissuto e al fatto che il registro delle imprese, sin dai primi giorni dell'avvio delle misure che restringevano la presenza del personale in Camera di Commercio, il registro delle imprese ha continuato a funzionare perfettamente e oltre 4.000 dipendenti camerali nella prima settimana di emergenza sono passati a una modalità di lavoro remoto.
L'esigenza che si poneva quindi è quella di sorvegliare con attenzione il fatto che fossero presenti all'interno del sistema camerale competenze digitali diffuse. Per diffuse intendo non competenze digitali specialistiche né circoscritte a specifici profili professionali, ma che fossero trasversali a tutte le attività che si svolgono in camera di commercio. E più recentemente dalla definizione dell'agenda digitale nazionale, figlia dell'agenda europea e del piano informatica per la pubblica amministrazione, è stato nostro continuo impegno convergere sui fattori abilitanti la cultura digitale. Penso in primo luogo allo SPID, oggetto di approfondimento della giornata di oggi, ma ai sistemi di pagamento elettronico, alla fatturazione elettronica, allo sportello unico per le attività produttive digitale, al fascicolo informatico d'impresa. Tutte attività che hanno una forte caratterizzazione trasversale e che coinvolgono la totalità del personale delle Camere di Commercio. Questo con uno sguardo, per così dire, strabico, guardando da una parte alle competenze necessarie al personale che svolge le attività, ma anche alle competenze necessarie per i cittadini, nel nostro caso cittadini imprenditori, che dovevano svolgere le attività di relazione con le Camere di Commercio in modalità esclusivamente online. Qui metto subito un dito, tanto per essere chiaro, su uno dei problemi che penso tutti voi che state seguendo questo incontro avete presente. La pubblica amministrazione, per effetto delle misure di restringimento del turnover, ha un'età media che è cresciuta. Gli ingressi nelle camere di commercio si sono azzerati e negli ultimi 10 anni il personale camerale è passato da 9.000 a 6.500 dipendenti. Quali sono allora i passi su cui abbiamo costruito il nostro percorso di formazione permanente per il potenziamento e la certificazione delle competenze digitali? Aggiungo la parola certificazione al tema della formazione. Beh, il primo punto è stato proprio quello di utilizzare lo strumento di assessment messo a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Avere uno strumento che fa una ricognizione puntuale delle competenze necessarie per svolgere quelle attività trasversali di cui facevo riferimento è stato estremamente utile ed estremamente interessante. Anche lo sviluppo sui 3 livelli base, intermedio e avanzato fornisce un punto di partenza utile alla costruzione di percorsi di formazione più finalizzati. In qualche modo abiti cuciti su misure più precise sulle esigenze delle persone e quindi presumo con una capacità di motivazione e di coinvolgimento del personale più precisa. Su questo percorso, basato sull'assessment e sulla formazione, abbiamo anche per una quota del personale che abbiamo coinvolto nelle attività, svolto un accesso a un'ulteriore fase di certificazione delle competenze digitali attraverso quindi il ricorso a un soggetto esterno certificatore che ha svolto una verifica delle competenze digitali possedute dal personale. I riscontri su questo percorso di certificazione sono stati interessanti, hanno partecipato a questa fase di certificazione 275 dipendenti di tutte le camere di commercio, appartenenti a tutte le camere di commercio italiane e 180 di essi, quindi una percentuale superiore all'80%, hanno ottenuto l'accesso alla certificazione. Cosa ci siamo proposti con questo percorso? Beh, ci siamo spinti nello sforzo di finalizzare la formazione in modo specifico sulle competenze digitali e in modo trasversale per il personale di tutte le camere di commercio. L'obiettivo è quello di consolidare un sapere che fosse condiviso tra tutte le camere di commercio e
portare quindi informazione il 100% dei dipendenti dei servizi digitali, accompagnando una quota di essi, il 50% di loro, alla certificazione delle competenze digitali, attraverso quindi il rilascio poi di un certificato riconosciuto a Credia di certificazione delle competenze del singolo. Naturalmente, con questo percorso ci poniamo anche l'obiettivo, visto che sono temi importanti dell'assessment di partenza, di distribuire una maggiore consapevolezza tra il personale camerale dei temi della sicurezza informatica, della protezione dei dati, della user experience, anche se sono temi che sono presidiati non a livello di singola camera di commercio, ma a livello di rete, in quanto gran parte dei servizi digitali delle camere di commercio sono gestiti con modalità comuni a tutte le camere di commercio. Naturalmente ci proponiamo anche di integrare i criteri di selezione dei prossimi nuovi ingressi sulle competenze digitali, in modo tale da svolgere parallelamente un'iniziativa che lavori sia sul filone del personale in servizio che sui prossimi accessi. Io con questo, nel tempo che avevo a disposizione, spero di avervi dato un'idea di massima di come le Camere di Commercio italiane stanno promuovendo il ricorso a una Grazie molto, formazione dottor sui San temi delle competenze Marco. digitali. Sì, Grazie. devo dire, è molto utile il suo intervento, sia per capire appunto come avete inserito nelle vostre politiche, in qualche modo di crescita, no, del personale, tutta l'attività del syllabus, e mi è di grande aiuto il suo intervento anche perché ha detto due cose che mi interessa rimarcare. La prima è quella che il syllabus, come sapete, riguarda le competenze digitali trasversali e quindi comuni a tutto il personale, quindi non competenze ICT e neanche competenze specifiche per alcune tipologie in questo caso anche potrebbe essere di amministrazione. Quindi stiamo parlando delle competenze digitali, un po' delle cose che tutti dovrebbero conoscere. Come dice lei, alcuni aspetti magari non sono direttamente controllati a livello di singola Camera di Commercio, però alcuni aspetti relativi, esatto, alla sicurezza sicuramente non sono controllati dalla singola amministrazione o dal singolo dipendente, ma è importante che ciascuno sappia qual è il contesto nel quale si muove, perché tutti oggi abbiamo accesso comunque alle tecnologie, le utilizziamo e quindi in realtà affinché ciascuno possa fare meglio il suo lavoro è importante conoscere anche alcune cose che magari sono un po' al di là. L'altra cosa importante che ha detto è che rimarco è che questo percorso del syllabus, io vi parlo sempre del sistema del syllabus, perché il syllabus prevede un po' quello che è un percorso ideale per la formazione, cioè prevede che si parta proprio dall'assessment. L'assessment è l'autovalutazione delle competenze. Questo è quello che si fa in un percorso ideale, in modo tale che, così come voi vedrete, ciascuno fa un'autovalutazione delle proprie competenze. Il sistema vi fornirà quindi il vostro livello di padronanza, che potrà essere base o intermedio o avanzato nelle diverse aree di competenze, nelle diverse competenze, anche perché non è detto e non è che uno sia bravo e uno meno bravo o che qualcuno debba pensare, no, di non essere all'altezza. In realtà facilmente è che ciascuno di noi, in base a quello che fa, dovrà essere, magari è normale che abbia un profilo più avanzato in alcune aree, meno avanzato in altre. Però quello che poi fa il sistema è che in base all'autovalutazione delle competenze orienterà quindi le persone, le amministrazioni alla formazione più adeguata per lui, quindi alla formazione che sarà, ripeto, completamente online e anche completamente gratuita, almeno per la parte che sarà offerta sin dall'inizio, quindi che sarà disponibile per tutti, alla formazione più adatta per colmare i gap di competenze che sono stati rilevati. Quindi questo è un po' quello che un sistema ideale prevede. Poi chiaramente, così come diceva lei, ogni amministrazione potrà usare, decidere di usare questa formazione e integrarla anche con altre attività più, come dire, adeguate, magari più personalizzate o di approfondimento, anche perché ancora una volta questa formazione sarà solo una formazione online, quindi sicuramente questa sarà una formazione di base, un punto di partenza.
Allora, con questo io la ringrazio, dottor San Marco. Se ci saranno delle domande, gliele faremo alla fine del seminario. Lascio la parola al docente esperto di oggi, Francesco Urbani, con la quale entreremo proprio nel merito dell'identità digitale. E vi ricordo che alla fine del seminario ci sarà una breve sessione di domande e risposte, quindi se avete delle domande le potrete scrivere nella chat. Prego, dottoressa Urbani. Buongiorno a tutti, benvenuti. Ringrazio innanzitutto per l'opportunità di poter illustrare la competenza di oggi. Il tema è appunto conoscere l'identità digitale. Tutti ormai conosciamo come si articola il syllabus costituito da 11 competenze suddivise in 5 aree. L'area 4 è appunto quella che riguarda i servizi online e in questo webinar cercheremo di considerare quali sono i temi chiave di questa competenza e perché è importante questa competenza che è stata appunto inserita nel syllabus e soprattutto come si sviluppa rispetto ai diversi livelli di padronanza, base, intermedio, avanzato. Quali sono i temi chiave di questa competenza? Sono riassunti appunto nel sommario. Innanzitutto andremo a considerare perché ci interessa conoscere l'identità digitale e quindi vedremo la differenza tra identità personale e identità digitale e perché viene usata l'identità digitale di cui il CAD dà proprio una definizione e quali sono gli strumenti che consentono l'accesso ai servizi online, quindi SPID, CE e CNS. A livello intermedio vedremo il ruolo di SPID e quindi come ottenere l'identità digitale, le modalità per ottenere l'identità digitale per poi passare a livello avanzato in cui faremo una considerazione sulle implicazioni nell'utilizzo di SPID. Perché SPID offre la possibilità, oltre di accedere ai servizi online, anche dà la possibilità di firmare documenti e anche la valenza di SPID all'interno dell'Unione Europea. Allora, perché ci interessa conoscere l'identità digitale? Allora, il codice dell'amministrazione digitale, cosiddetto CAD, all'articolo 3 conferisce a chiunque il diritto di accedere ai servizi online. In che modo? Tramite la propria identità digitale. Quindi siamo nell'ambito di quelli che sono i diritti digitali, il diritto all'uso dell'identità digitale, il diritto a fruire dei servizi online. Come è stato possibile tutto questo? Come è possibile esercitare questo diritto di fruire servizi online? Attraverso l'adozione delle cosiddette piattaforme abilitanti, che fossero in grado appunto di abilitare i servizi in rete. Il tutto è stato attuato in un'ottica in cui il cittadino, utente e l'impresa fossero al centro e l'amministrazione al suo servizio. Quindi in un'ottica di semplificazione diciamo di tutto l'operato della pubblica amministrazione, il cittadino deve essere sollevato dall'inseguire l'amministrazione. Ovviamente da questo ne derivano dei vantaggi nel fruire dei servizi in rete, vantaggi sia dal lato dei cittadini e delle imprese che dal lato della pubblica amministrazione. Il cittadino non è più per avere risposte alle sue esigenze, non si deve recare più agli sportelli e la risposta è immediata perché è online. Quindi abbiamo una riduzione dei tempi e dei costi, ma vantaggi ci sono anche dal lato della pubblica amministrazione che appunto acquisirà direttamente online le informazioni e quindi dovrà evitare di dover mantenere i propri sistemi di identificazione. Scompaiono per la stessa pubblica amministrazione gli oneri per la conservazione dei dati identificativi e anche
anche in questo caso si guadagnerà in termini di risparmio dei tempi e dei costi. Adesso consideriamo proprio che cos'è l'identità digitale e per poter chiarire il concetto di identità digitale facciamo la differenza tra identità personale e identità digitale. Allora, parliamo di identità personale quando ci riferiamo a tutti quell'insieme di dati anagrafici, nome, cognome, età, e a quell'insieme di caratteri che possono essere i connotati o i contrassegni personali, quindi quando ci riferiamo a quel complesso che si chiamano generalità. Si parla di identità personale quando ci riferiamo al complesso delle risultanze anagrafiche del soggetto che servono a distinguerlo dagli altri consociati e a identificarlo nei suoi rapporti con i poteri pubblici. Invece parliamo di identità digitale tutte le volte che utilizziamo i servizi online. È legata appunto il concetto di identità digitale all'utilizzo dei servizi in rete. L'identità digitale è l'insieme delle caratteristiche essenziali ed uniche di un soggetto che permettono di identificarlo digitalmente. Per questo viene attribuito un profilo digitale creato automaticamente su dati. Questi dati che il soggetto fornisce volontariamente ai gestori dell'identità digitale, ad esempio nel caso in cui vuole avere le credenziali SPID, fornisce i suoi dati e questi dati vengono acquisiti da queste società. Diciamo pubbliche o private, poi lo vedremo nel dettaglio, e attraverso un determinato procedimento per mezzo di specifici algoritmi, questi dati vengono connessi tra di loro, costruendo così la personalità digitale del singolo individuo. L'attribuzione dell'identità digitale ovviamente è l'unico modo per poter usufruire dei servizi online, ovviamente sottostando alle regole imposte dalle piattaforme tecnologiche. Detto questo, possiamo considerare come viene utilizzata l'identità digitale. I passi sono sostanzialmente tre: identificazione, autenticazione e autorizzazione. Spesso si parla di identificazione e autenticazione come se fossero sinonimi, ma in realtà non lo sono e esiste una differenza. È come se fosse un passaggio dopo l'altro. L'identificazione è legata a quel processo attraverso il quale vengono attribuite delle credenziali ad un soggetto per consentirgli appunto l'accesso in rete. L'identificazione risponde alla domanda chi sei tu? Per cui in questo caso la risposta da inserire è la username o user ID o nome utente. Un esempio è il proprio indirizzo email. A questo punto il sistema chiede come puoi dimostrare la tua identità. In pratica il sistema deve essere sicuro che l'utente sia quello che dice di essere. Sembra quasi una metafora pirandelliana, ma il processo, l'autentificazione rappresenta il processo che permette di assicurare il riconoscimento dell'utente elettronico e di verificare effettivamente che è davvero quello che dice di essere. E quindi come si risponde a questa domanda? Inserendo la password. La password può essere anche diciamo l'impronta digitale, in alcuni casi anche l'iride dell'occhio. A questo punto il sistema, verificata quella identità, autorizza a fruire dei servizi online. Quindi a questo punto la domanda è che cosa puoi fare, di quali servizi puoi fruire. E,
dell'identità digitale è stata data una definizione ben precisa dal CAD, che all'articolo 1 ci dà la definizione dicendo appunto l'identità digitale è la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale, intendendo per attributi identificativi tutti quei dati che appunto identificano l'utente, nome, cognome, sesso, codice fiscale, utilizzati esclusivamente ai fini dell'identificazione del soggetto. Ma il CAD ci dice ancora di più, all'articolo 64,2 ci dice come può avvenire questo accesso ai servizi in rete, avviene attraverso lo SPID e non soltanto perché ci sono anche altri strumenti che consentono l'accesso ai servizi in rete e sono appunto la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. In questa slide ho voluto illustrare quali sono gli strumenti per l'accesso ai servizi in rete. Ovviamente la modalità di accesso tradizionale è quella attraverso il quale si rilascia un codice identificativo personale e quindi si accede tramite il cosiddetto PIN. Poi abbiamo lo SPID, che è stato introdotto, diciamo successivamente rispetto al metodo tradizionale di accesso ai servizi online, e poi abbiamo anche la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Ora, cerchiamo di analizzare nel dettaglio che cos'è lo SPID e quali sono gli altri strumenti per l'accesso ai servizi online. Allora, lo SPID è l'acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale e rappresenta appunto una modalità di accesso che attribuisce all'utente un'unica login, un'unica password attraverso la quale appunto si può accedere ai servizi online. Attraverso lo SPID all'utente vengono attribuite delle credenziali, un nome utente e una password, appunto, unica. E quindi il sistema ci consente, non ci dobbiamo ricordare più i PIN differenti per ciascun ente che eroga il servizio, basta un'unica login, un unico nome utente per accedere a quel servizio. Però oltre allo SPID, e questa diciamo è la nozione che noi dobbiamo avere a livello base, cioè conoscere che possiamo accedere con un'unica login e sapere che esiste SPID. Oltre allo SPID ci sono anche altri due strumenti che consentono l'accesso ai servizi online, appunto la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Quindi si tratta di altri due strumenti di dialogo con la pubblica amministrazione, ma non sono strumenti diciamo equivalenti, hanno la stessa finalità per certi versi, ma hanno scopi ed usi differenti. La scelta ovviamente degli strumenti attraverso i quali poter dialogare con la pubblica amministrazione è rimessa all'utente che individuerà quello che ritiene più opportuno alle sue esigenze e dall'altro anche la pubblica amministrazione potrà appunto decidere, pur essendo tenuta a erogare i servizi online, sceglierà le modalità con cui erogare i propri servizi. Che cos'è la carta d'identità elettronica? La carta d'identità elettronica è
praticamente l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea. È un documento di identità munito degli elementi per identificare il titolare della carta stessa, viene rilasciato dalle amministrazioni comunali su supporto informatico, con la prevalente finalità appunto di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare. A cosa serve quindi la CIE? Ha questa doppia funzione di identificazione fisica del titolare attraverso la verifica dei dati personali. Infatti la carta d'identità ha al suo interno un microchip dorato che consente appunto di memorizzare i dati del titolare e addirittura di memorizzare anche le impronte digitali del titolare, ed è stata diciamo costruita proprio contro i tentativi di copia e di alterazione. Quindi la prima funzione della carta d'identità è quella di essere un documento di identificazione e di viaggio in tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'altro diciamo, funzione della carta d'identità è il fatto che ci consente di accedere ai servizi online. Detto questo, possiamo considerare anche a livello base che cos'è la Carta Nazionale dei Servizi e a cosa serve. Allora, intanto anche in questo caso si tratta di un documento che è esclusivamente rilasciato a persone fisiche su supporto informatico nella forma di una smart card o di una chiavetta USB. E è emessa esclusivamente da una pubblica amministrazione, può essere una regione, il comune, e in realtà rappresenta il più antico strumento di identificazione in rete. È la nuova tessera sanitaria dotata del chip dorato e permette di accedere ai servizi pubblici online. Ma è anche un dispositivo che contiene al suo interno un certificato digitale e ha proprio la funzione di firma digitale. E il certificato digitale contenuto al suo interno è in realtà appunto l'equivalente elettronico di un documento d'identità, identifica in maniera digitale una persona fisica in quanto viene emesso questo certificato da un'apposita autorità di certificazione. Il termine esatto è prestatore di servizio fiduciario, che sono appunto coloro che sono autorizzati dalla legge a emettere i certificati digitali per la Carta Nazionale dei Servizi. Queste sono le nozioni che dovremmo avere in linea di massima per a livello base. Adesso passiamo a livello intermedio e a livello intermedio possiamo considerare un pochino più in dettaglio quali sono le caratteristiche dello SPID. Possiamo, diciamo, a titolo informativo, considerare il contesto di riferimento in cui inquadrare lo SPID, oltre ad aver già dato appunto la definizione che è quella di un sistema con un unico login per l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione, ma non solo, anche dei privati aderenti. Lo SPID diciamo, è stato istituito nel 2014 con il DCPM del 24 ottobre e poi nell'anno successivo sono stati emanati i regolamenti attuativi da parte dell'AGID, che è l'Agenzia per l'Italia Digitale, regolamenti riguardanti rispettivamente l'accreditamento dei gestori, le modalità attuative e le regole tecniche. Poi nel marzo del 2016 sono stati attivati i primi servizi online delle pubbliche amministrazioni. La cosa più importante da ricordare è che appunto nasce con l'intento di fornire a cittadini e imprese un'identità
un'identità digitale unica superando i limiti degli altri strumenti. È questa la novità, cioè è una modalità di accesso completamente dematerializzata, infatti non richiede l'utilizzo di nessun supporto e permette un accesso facile, in mobilità, ovunque ci si trovi, da qualsiasi dispositivo di fruizione, sia esso un PC, un tablet o uno smartphone. Possiamo dire ancora di più, lo SPID rappresenta una delle principali piattaforme, forse la principale piattaforma abilitante per lo sviluppo dei servizi digitali innovativi. Piattaforme abilitanti, quindi lo SPID insieme a CE, PagoPA, NoiPA, piattaforme abilitanti ricomprese tra quelle che sono le infrastrutture immateriali del piano triennale della pubblica amministrazione. Proprio il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione ci parla delle piattaforme abilitanti come appunto tali da avere, da offrire funzionalità fondamentali, trasversali, riusabili per la digitalizzazione dei processi della PA, riducendo i costi e i tempi di attuazione dei servizi e garantendo una maggiore sicurezza informatica. L'utilizzo delle piattaforme semplifica l'accesso ai servizi agli utenti e le piattaforme abilitanti vengono progettate per implementare ed erogare servizi al cittadino a partire da che cosa? Sempre, non lo dobbiamo dimenticare, dall'utilizzo dell'identità digitale. Possiamo dare a questo punto una serie di dati statistici che appunto sono interessanti da analizzare. Il numero totale delle identità rilasciate ad oggi è di oltre 7 milioni. Nei grafici sottostanti vediamo che come è distribuita il rilascio dell'identità digitale per fascia d'età o per genere. La fascia d'età molto giovane, 18-24, ha una percentuale alta di rilascio dell'identità digitale, così come la fascia intermedia d'età. L'identità digitale poi è interessante considerare che il genere femminile, le donne la maggior parte sono più donne che chiedono l'identità digitale rispetto ai maschi. In parte la giustificazione di questi due grafici è data dal fatto che numerosissime identità SPID sono state richieste da insegnanti la fascia è quella media e la maggior parte degli insegnanti sono donne e poi il fatto che le SPID si serva anche per ottenere il bonus per i diciottenni giustifica appunto questo dato in cui la fascia d'età in cui è stata rilasciata l'identità digitale è bassa, 18-24. Ancora possiamo considerare il numero totale di pubbliche amministrazioni che hanno erogato i servizi online, sono più di 4.000 e il progresso su target di crescita digitale è illustrato dal grafico sottostante dove è interessante considerare come il target di crescita digitale previsto sia di le amministrazioni appunto che erogano i servizi di oltre 10.000 nel 2020. Ancora l'ultimo grafico è quello che ci dà il tasso di crescita delle identità rilasciate a partire da gennaio 2017. Come vediamo la curva cresce da gennaio 2017 fino ad avere una vera e propria impennata a partire dai primi mesi dell'anno e questo è dovuto chiaramente negli ultimi mesi all'effetto Covid. Lasciamo questi dati statistici e andiamo a considerare proprio
siamo a livello intermedio, come funziona il sistema di identità digitale. Allora, intanto il sistema SPID è un sistema che è costituito da un insieme di soggetti pubblici e privati che identificano gli utenti per consentire il loro accesso in rete. Si tratta di un sistema aperto. Questi soggetti comunicano tra di loro attraverso determinati meccanismi, meccanismi di integrazione, standard tecnologici, protocolli e stipulano, l'Agenzia per l'Italia Digitale stipula con questi soggetti proprio delle convenzioni. Allora, quali sono quindi questi soggetti? Allora, l'Agenzia per l'Italia Digitale, appunto, che è l'organismo di vigilanza che si occupa di gestire l'accreditamento di questi soggetti, quindi accredita i soggetti che creano le identità digitali. Poi ci sono i gestori dell'identità digitale, o cosiddetti identity provider, che sono appunto coloro che rilasciano l'identità digitale e gestiscono tutto il processo attraverso il quale, una volta che è stata acquisita l'identità digitale, il soggetto accede diciamo, al servizio. Poi ci sono i fornitori di servizi o service provider, che sono i soggetti pubblici e privati che erogano i servizi in rete. Poi ci sono i gestori degli attributi qualificati, che sono tutti quei soggetti autorizzati dalla legge ad attribuire una qualifica all'utente, quindi stati, ruoli, titoli, cariche e finalizzati a che cosa? Alla fruizione di specifici servizi. Infine, in questo sistema ovviamente c'è l'utente che è colui che chiede di acquisire un'identità digitale e che utilizza i servizi in rete. Chi può chiedere SPID? SPID lo può chiedere appunto chi ha compiuto 18 anni di età, bisogna essere in possesso di un indirizzo email, di un numero di telefono cellulare, quello che si usa normalmente, di un documento di identità valido e se non si è cittadini italiani ovviamente del permesso di soggiorno. I gestori dell'identità digitale possono rilasciare identità digitali per le persone fisiche e identità digitali per le persone giuridiche. In questo caso, in quest'ultimo caso, le imprese possono, attraverso un'utenza master, gestire tutte le proprie posizioni interne e quindi accedere a quei servizi dedicati all'impresa. La responsabilità dell'uso di questo tipo di utenza è sempre in capo alla persona giuridica che l'ha richiesta, ovviamente. Andiamo avanti e adesso consideriamo, entriamo proprio nel vivo e consideriamo l'iter per ottenere l'identità digitale. Allora, ovviamente collegandosi al sito di speed.gov.it, alla voce richiedi SPID sono indicate le modalità con cui accedere a SPID. Ma se le vogliamo riassumere in questo schema, appunto, l'iter è il seguente. All'inizio l'utente che decide di avere l'identità digitale sceglierà a quale identity provider, a quale gestore dell'identità digitale rivolgersi tra uno di quelli indicati appunto sul sito di SPID. Una volta scelto l'identity provider, l'utente seguirà la procedura indicata dal gestore per ottenere le credenziali che però che lui crea diciamo online, ma che non sono attive fino a che non viene effettuata la fase di riconoscimento.
riconoscimento. La fase di riconoscimento può avvenire attraverso diverse modalità, di persona, e allora in questo caso presso gli uffici abilitati, quindi si tratta di una modalità in presenza a vista, del soggetto richiedente, tramite webcam, quindi con l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video, oppure online con CE, CNS o firma digitale. L'ultimo passaggio è quello in cui, dopo aver l'utente effettuato questa fase di riconoscimento, che ovviamente sarà andata a buon fine, l'identity provider attiva le credenziali dell'utente che finalmente potrà accedere ai servizi desiderati. Ora, soffermiamoci sulle modalità su come ottenere SPID utilizzando CE, CNS e firma digitale. Allora, intanto CE e CNS devono essere attive. E quindi ci si dovrà, in particolare per la CNS, va attivata recandosi presso uno degli sportelli abilitati della propria regione, di appartenenza. E sarà necessario in questo caso, nel caso di CE, CNS e firma digitale, avere un lettore di smart card, da collegare al PC per leggere, la carta. Nel caso di firma digitale, l'identificazione avviene tramite la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale apposta alla richiesta. Quindi in questo caso, se si sceglie di completare la registrazione con la firma digitale, si dovrà, scaricare e firmare il relativo modulo, di, adesione. La differenza poi, che è quella rispetto a SPID, è che appunto CE e CNS non sono completamente dematerializzati, in particolare la CNS. In assoluto la CNS, per poter essere utilizzata come accesso ai servizi online, ha bisogno del lettore di smart card. Invece per la CE c'è anche la possibilità di utilizzarla senza il lettore, cioè alcuni gestori dell'identità digitale permettono con la CE versione 3.0 di effettuare l'identificazione senza lettore di smart card utilizzando un'apposita app da scaricare sul proprio smartphone, tablet o computer. In questa slide vediamo come attraverso la CE nella versione 3.0 si può accedere ai servizi online. Allora, attraverso un computer a cui è collegato un lettore di smart card per la lettura della carta, ma come ho detto prima anche mediante uno smartphone che però sia dotato di un particolare tipo di interfaccia che è detta NFC e che è l'acronimo di Near Field Communication e che praticamente è una tecnologia che consente, scaricando un'app su uno smartphone, a due dispositivi di comunicare tra di loro in maniera sicura, semplicemente avvicinando l'uno all'altro, come nella figura, in genere a distanza di 10 centimetri. Ovviamente, nel caso della CE, oltre ad avere, lo smartphone dotato di questa interfaccia, bisogna avere anche il codice PIN della carta d'identità che viene rilasciato con, la stessa, carta. La CNS invece, per poter accedere con questa ai servizi online, anche in questo caso abbiamo detto in assoluto necessario il lettore di smart card, anche in questo caso sono necessari, è necessario il codice PIN e poi è necessario anche il driver del tipo di carta in possesso, ovviamente compatibile al proprio sistema operativo. A questo punto passiamo, no, prima di passare al livello avanzato, questa
È l'ultima slide che mi sembrava interessante perché ci dà l'idea del funzionamento del sistema SPID. Infatti nella figura sono elencati i passaggi che appunto sono necessari per l'accesso ad un servizio tramite lo SPID. La figura è esemplificativa di questo meccanismo, di questo circuito che funziona appunto attraverso meccanismi, ripeto, di interazione, meccanismi standard tecnologici e protocolli. L'utente che ha ottenuto le credenziali si collega sul sito del fornitore del servizio. Il fornitore del servizio inoltre la richiesta relativo gestore dell'identità digitale. Nel frattempo l'utente immette le credenziali e l'identity provider verifica la veridicità di quelle credenziali, se sono attive. E a questo punto, una volta effettuata questa verifica, l'identity provider reindirizza diciamo, la richiesta al service provider che finalmente consentirà l'accesso al servizio richiesto. A questo punto possiamo passare a livello diciamo, avanzato. Questa slide in realtà è una slide introduttiva del livello avanzato, perché appunto è propedeutica a quello che vedremo diciamo, successivamente. Sono molteplici i servizi a cui si accede tramite lo SPID, numerosissimi, li possiamo consultare sul sito di spid.gov.it alla voce appunto, servizi e ad esempio se noi andiamo su questa pagina del sito possiamo immettere sulla sessione dedicata, ad esempio se mettiamo la voce 730, questa sessione ci reindirizzerà direttamente al sito dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione della dichiarazione precompilata. Allora, abbiamo detto molteplici servizi, i servizi sono servizi diciamo anagrafici, quindi si possono consultare dati anagrafici, servizi di pagamento e quindi possiamo pagare tasse, tributi e contravvenzioni, servizi sanitari, quindi prenotare una visita in ospedale o consultare il fascicolo sanitario, ottenere la carta del docente o il bonus cultura per il 18 app. Ora, SPID però ci consente molto di più, ci consente di inviare istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione. Allora, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alla pubblica amministrazione sono valide quando sono sottoscritte mediante la firma digitale, la firma elettronica avanzata e quando sono trasmesse dall'istante o dal dichiarante tramite il proprio domicilio digitale, quando l'istante o il dichiarante è identificato tramite SPID. Quindi le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica hanno lo stesso identico valore come se l'utente avesse sottoscritto l'istanza o la dichiarazione con la firma digitale e questa è appunto una novità perché appunto il legislatore ha voluto far sì che soltanto l'identificazione tramite SPID funzionasse per
per l'invio di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione, a condizione però che la pubblica amministrazione fosse in grado di identificare l'autore di quella istanza o dichiarazione, secondo le regole tecniche stabilite dall'AGID. Ancora ci dice il CAD che il titolare dell'ufficio competente che ha ricevuto un'istanza telematica, cioè l'istanza è stata trasmessa da un soggetto che si è identificato tramite SPID, è obbligato ad avviare il procedimento relativo all'istanza, altrimenti incorre in responsabilità dirigenziale e disciplinare. Le istanze e le dichiarazioni presentate tramite SPID hanno lo stesso valore legale di quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. E un esempio possono essere istanze, per esempio la richiesta di un certificato come istanza o come dichiarazione la copia di un'autocertificazione. Andiamo avanti. Allora, a questo punto, a livello avanzato, si presume di conoscere i tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica del sistema SPID. Allora, come spiegare questo? Dunque, il processo di attribuzione e verifica dell'identità digitale consiste nella associazione preliminare ad un soggetto viene attribuita un'identità digitale e quell'identità digitale rappresenta il soggetto in rete. A tale attribuzione dell'identità digitale e alla verifica dell'identità digitale è associato un livello di autenticazione e di garanzia che è progressivamente crescente. Allora, per il livello 1 l'accesso è garantito tramite la username e la password. A livello 2 l'accesso è garantito tramite la username, la password e un ulteriore fattore di autenticazione che in genere consiste nella generazione di un codice temporaneo di accesso che è la one-time password, inviato al momento all'utente, generato automaticamente o proveniente da un dispositivo che può essere anche un'applicazione sul cellulare. L'accesso con il terzo livello è consentito con il nome utente, la password, e con un ulteriore fattore di autenticazione che questa volta è basato su certificati digitali. Quindi in questo caso è necessario una credenziale di sicurezza aggiuntiva, quindi una smart card o una password generata da un token USB. Dunque, in questa slide ho illustrato la differenza tra questi tre livelli di autenticazione. Abbiamo visto come è possibile accedere a ciascun livello, ma che cosa rappresentano e che cosa garantiscono in realtà? I tre livelli di autenticazione garantiscono tre diversi gradi di affidabilità legati all'identità digitale per accedere al servizio stesso. A ciascun livello è associato inoltre un rischio e un danno di diverse entità per cause imputabili ad abusi di identità associati all'utilizzo del servizio. Quindi al primo livello, il primo livello ci dà un buon grado di affidabilità e a questo è associato un rischio moderato, in quanto il danno causato dall'utilizzo indebito dell'identità digitale ha un basso impatto per le attività del cittadino impresa amministrazione. Al secondo livello è attribuito un alto grado di affidabilità, in questo caso
Il rischio è ragguardevole se appunto si utilizza l'identità digitale in modo indebito e il danno è consistente per l'abuso di identità digitale. Nel terzo caso, il terzo livello garantisce un livello altissimo e il rischio è altissimo di conseguenza perché appunto ne deriva un danno grave per l'abuso dell'identità digitale. Un esempio di accesso ai servizi con i tre livelli di SPID è l'accesso con il primo livello, in genere sono tutte le richieste di informazioni. Un esempio di accesso con il secondo livello sono tantissime perché la maggior parte dei servizi online consente appunto di accedere al servizio con il secondo livello. Invece per quanto riguarda il terzo livello, un esempio è la fruizione di servizi che conseguono a impegni anche di rilevanza civile e penale, come ad esempio la sottoscrizione di contratti o la richiesta di contributo alle famiglie. SPID ci dà una notevole protezione dei dati forniti dall'utente, con SPID i dati sono protetti, la profilazione da parte di qualsiasi ente è vietata e la privacy è garantita. E questo in perfetta sintonia con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ancora andiamo a vedere la possibilità che abbiamo con SPID, siamo a livello avanzato, quindi consideriamo che SPID si presta anche ad essere utilizzato per firmare atti e contratti, consentendo addirittura nella maggior parte dei casi di sostituire la firma autografa quando sono coinvolti soggetti non dotati di firma elettronica qualificata. Questo vuol dire che l'identificazione del firmatario non è più unicamente affidata alla presenza di un certificato elettronico. Quindi SPID rappresenta un'altra modalità di sottoscrizione digitale e ci consente di creare documenti informatici validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Si tratta di una nuova tipologia di firma apposta attraverso l'utilizzo dell'identità digitale. In tal caso, considerando il processo di firma attraverso SPID, si garantisce al documento quelle caratteristiche che la legge gli riconosce per essere valido, che sono appunto la sicurezza, l'immodificabilità, l'integrità del documento stesso, oltre alla sua inequivocabile riconducibilità all'autore. In questo caso, stiamo parlando, di una nuova fattispecie di documento informatico che è quella che ha appunto la medesima efficacia probatoria che ha la medesima efficacia probatoria di quella sottoscritta con firma elettronica qualificata o avanzata. È chiamato in causa a questo punto l'articolo 20 del CAD. Per concludere questo argomento, diciamo che l'AGID nel marzo del 2020 ha emanato le linee guida che consentono di firmare i documenti con SPID. L'ultima cosa da dire è che a quale tipo di firma può essere equiparato SPID? Sicuramente non alla firma elettronica qualificata, perché la firma elettronica qualificata presuppone è basata su un certificato elettronico e quindi lo possiamo equiparare alla firma elettronica avanzata.
perché come la firma elettronica avanzata, SPID consente esattamente l'identificazione del firmatario del documento, garantisce la connessione univoca del firmatario e permette di creare un insieme di dati che con un elevato livello di sicurezza il titolare può utilizzare sotto il proprio controllo esclusivo. Questa è veramente l'ultima slide per la firma di documenti con SPID. Quali sono i livelli di autenticazione dell'identità digitale applicabili con SPID per firmare i documenti? Sono il livello 2 e il livello 3. Non è previsto il livello 1 perché abbiamo visto che era quello che aveva un basso grado di affidabilità. Detto questo, possiamo passare ecco, in questa slide ho illustrato il processo di firma attraverso SPID, ma in pratica, diciamo, per co proprio concludere il processo di firma è sempre, diciamo, una serie di passaggi tra soggetti che attraverso determinati meccanismi dialogano tra di loro e con praticamente attribuire poi all'utente finale di arrivare ad accedere al servizio online oppure, come in questo caso, di utilizzare la firma con SPID. Nel caso di firma attraverso SPID, appunto, c'è un passaggio tra fornitore di servizio e service provider. L'ultimo argomento a livello avanzato è la valenza di SPID all'interno dell'Unione Europea. SPID ci consente, a decorrere dal 10 settembre 2019, di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni e però dobbiamo dire che oltre che con SPID, anche la CE è entrata a far parte di questo circuito, quindi è entrata a far parte del nodo eIDAS, adesso vediamo che cosa significa. Quindi diciamo, ciò comporta che l'utente in possesso di SPID e in possesso di CE potrà utilizzare non soltanto i servizi sul territorio nazionale, ma anche i servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni degli altri stati europei. Com'è possibile tutto questo? E perché noi parliamo di login eIDAS? Si parla di login eIDAS perché il regolamento dell'Unione Europea 910 del 2014 è chiamato appunto regolamento eIDAS. Impone alle pubbliche amministrazioni europee di rendere accessibili i propri servizi in rete attraverso le identità digitali degli Stati membri. Questo funziona, diciamo, su quale base? Il tutto si basa sul principio del mutuo riconoscimento e della reciproca accettazione degli schemi di identificazione elettronica. Attraverso il login eIDAS, le amministrazioni italiane hanno esteso la fruizione dei loro servizi in rete anche ai cittadini dell'Unione Europea che vi possono accedere tramite le identità digitali dei rispettivi paesi di provenienza e allo stesso tempo gli altri stati europei attraverso i loro rispettivi nodi eIDAS, nodo eIDAS si intende un sistema di interscambiabile di riconoscimento reciproco tra le identità digitali, possono consentire ai cittadini italiani provvisti di SPID l'accesso ai servizi delle relative amministrazioni europee. Con quale tipo di credenziali? Con le credenziali di livello 2 e 3. È invece facoltà dello Stato membro accettare il livello 1.
Da questo ne conseguono dei vantaggi per i cittadini e per le imprese, vantaggi che sono appunto per i cittadini, quello di trasmettere ad esempio le dichiarazioni dei redditi in un altro paese, e o per le imprese quello di firmare contratti con la controparte di uno Stato membro estero, oppure di partecipare, l'impresa può partecipare ad un appalto pubblico. In quest'ultima slide, penultima anzi, c'è indicato il funzionamento dello SPID a livello europeo. Ripeto, come ho detto più volte, è sempre un meccanismo di interazione tra diversi soggetti. In questo caso i soggetti sono sempre i service provider e gli identity provider, ma ci si collega appunto ai diversi differenti nodi EIDAS dei differenti paesi di provenienza. Un'ultima considerazione è un esempio concreto che si può dare per diciamo, utilizzare SPID in Europa. Un cittadino italiano in possesso dell'identità digitale SPID può presentare la dichiarazione dei redditi in Belgio oppure effettuare il cambio di residenza. Il Belgio è stato uno dei primi paesi ad agganciarsi al nodo EIDAS, ma a questo sono seguiti tutti gli altri, tutti gli altri si stanno agganciando al nodo EIDAS italiano, compresa il Regno Unito, pur nelle more della cosiddetta Brexit. Io ho concluso. Perfetto, grazie Francesca Urbani. Ecco, facciamo vedere anche che sono nelle tue slide, è disponibile questa sitografia, quindi potete anche approfondire rispetto ai temi che sono stati trattati oggi. Queste slide, vi ricordo, saranno disponibili a partire da questo pomeriggio, sempre sulla stessa scheda di Eventipia. Un po' l'idea, come vi dicevo all'inizio, è quella di fornirvi alcuni spunti durante i seminari, però poi lasciarvi anche dei link attraverso i quali potete informarvi e potete approfondire. Chiaramente non si poteva riuscire a dire tutto nel corso di questo seminario. Francesca Urbani, sono arrivate moltissime domande, però devo dire che abbiamo già anche, siamo andati anche, abbiamo un po' sforato anche rispetto ai nostri tempi, hanno fatto molte domande proprio, come vedi, sull'ottenimento di SPID, sull'identità digitale, però no, non so ora se vuoi provare a rispondere giusto ad alcune di queste domande. Bene. Sì, allora, si può ottenere SPID con noi PA? Sì, si può ottenere SPID anche con noi PA. Noi PA è la piattaforma abilitante dei dipendenti pubblici, quindi collegandosi nell'area riservata di noi PA effettivamente è possibile ottenere SPID ed è diciamo, questa una modalità che accorcia i tempi perché salta la fase di riconoscimento in pratica. Poi SPID e gli altri tipi di firma, qual è la differenza? Beh, l'ho Sì, detto, hai risposto ci sono prima, esatto, tante sì, a slide molte domande in che realtà hai risposto. prima, che cos'è l'app CE, è l'app che si scarica appunto per poter accedere ai servizi online e anche l'app CE ci serve anche come modalità di ottenimento dell'identità digitale, quindi se si vuole approfondire questo c'è la sitografia, nella sitografia è indicato proprio il sito al quale accedere per poter diciamo, approfondire questo discorso, ci sono regole tecniche che permettono di apporre la firma digitale con SPID, beh sì, l'Agid ha emanato le regole tecniche, ha emanato le linee guida per poter effettuare la firma con SPID e la domanda, sono state emanate le linee guida per l'identità digitale per uso professionale? Assolutamente sì, sono state emanate nel 2019, mi pare a dicembre 2019. L'accesso civico generalizzato, i cittadini possono accedere tramite SPID
Sì, è assolutamente questo è previsto dall'articolo 65 del CAD, anche se possiamo dire che non tutte le diciamo, amministrazioni a livello centrale si sono adeguate a questo. E i livelli di autenticazione si distinguono a seconda dei servizi da richiedere, certo, questo pure lo abbiamo detto, abbiamo distinto i livelli di autenticazione e ogni servizio richiede un determinato livello di Perfetto, autenticazione. direi che sì, ce n'erano Penso di aver tantissime riassunto. domande, ma appunto non faremo tempo a rispondere a tutte. Allora, con questo io vi ringrazio della partecipazione, ringrazio i nostri relatori, il dottor San Marco e la dottoressa Urbani per il contributo, ringrazio tutti i partecipanti, numerosi come sempre. Vi ricordo quindi il prossimo appuntamento martedì prossimo 14 luglio con il webinar Erogare Servizi Online. Come sempre la registrazione di questo seminario e le slide presentate dai relatori saranno disponibili da questo pomeriggio sulla scheda di eventi PA. Nella stessa scheda trovate i link agli eventi precedenti e quindi potete visualizzare anche le registrazioni di tutti i seminari che non aveste potuto seguire, mentre le vostre presenze saranno attestate su eventi PA a partire da domani. A questo punto vi ringrazio, vi auguro buon pomeriggio e arrivederci a martedì prossimo. Arrivederci.